Solo Gesù è il tuo Maestro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, dal versetto 1 al 12. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Amen. Carissimi, in questo inizio del capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, Gesù parla ai propri discepoli, parla alla folla su ciò che accadeva in quel tempo, sulla religiosità molto spesso superficiale, ipocrita, che avevano gli scribi e i farisei. Loro che sono nati come setta, movimento, corrente giudaica, per promuovere la legge, per far aderire tutti gli ebrei in un modo più puro, più bello alla legge, in realtà dopo più di un secolo sono diventati degli ortodossi soltanto di facciata. Quindi persone che aderiscono alla legge e insegnano gli altri come rispettare la parola, la legge, le norme, le prescrizioni di Dio, ma in realtà Gesù dice, dicono e non fanno. Vogliono soltanto appesantire le altre persone, ma non si smuovono, rimangono nella propria posizione, ricevendo onori, ricevendo elogi per quello che sono e per quello che fanno. Gesù dice ai propri discepoli, uno solo è il vostro maestro, uno solo è il Padre, uno solo è la vostra guida, il Cristo. Ed è un periodo in cui viene scritto questo Vangelo secondo Matteo, in cui queste sette dei farisei, scribi, dottori della legge, loro sempre più sono diventati rigoristi, fortemente ortodossi e fortemente controllavano come gli uomini aderivano, osservavano tutte le prescrizioni. Ma Gesù invece è venuto a portare la libertà. Gesù è venuto a portare una piena aderenza del proprio cuore al cuore di Dio. È venuto a portare a ciascuno di noi la via, la strada. Qual è la strada? Quella dell'essere discepoli. Non essere soltanto coloro che attuano la legge, che mettono in pratica la legge, ma soprattutto essere cristiani. Significa aderire a Cristo come maestro. Riconoscersi discepoli suoi. E per essere discepoli di Cristo bisogna andare alla scuola di Cristo. Bisogna sedersi e ascoltare il Maestro che parla. Ecco il dono della preghiera personale. Bisogna
aderire a Gesù come nostra guida, aderire a Lui come il nostro Padre, questo Dio che viene in nostro aiuto. Ecco, oggi allora riconosciamo in Gesù il nostro Maestro. Grazie, Signore Gesù, perché Tu oggi vieni, illumini la nostra vita, la nostra strada. Grazie, Signore Gesù, perché sei venuto, perché io riceva da Te lezioni di vita, parole vere. Grazie, Signore Gesù, perché oggi mi insegni a non essere ipocrita, a non portare maschere di fronte agli altri. Grazie, Gesù, perché mi insegni ad essere testimone nel mondo, che Tu sei la mia guida, Tu sei la mia forza, Tu sei la mia luce. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora lo slogan di oggi: solo Gesù è il tuo maestro. Solo in Gesù oggi possiamo camminare alla luce della verità. Possiamo essere testimoni e insegnare agli altri quanto noi stessi impariamo, cioè la legge dell'amore, della pace e del Cristo risorto vivo in mezzo a noi. Amen. Oggi è uscito il nuovo singolo come Shout Koinonia, che si chiama Oggi voglio credere. Vengo a te, Signore. Precedentemente era uscito in inglese Today I Can Believe, Hoy Quiero Creer in spagnolo, e lo abbiamo fatto chiaramente in italiano per poter cantare a Dio, a Gesù Cristo, che è la nostra guida, è la nostra forza, e ogni giorno è un giorno per credere in Lui. Ascoltatelo su tutte le piattaforme digitali. Grazie per avermi accolto, buona giornata e domenica, a domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.